Ciao ragazzi, oggi vi parlerò dell'ipertensione. Che cos'è? Le cause, i sintomi, la diagnosi e il trattamento. Pressione alta o ipertensione arteriosa è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie risulta elevata, comportando un aumento di lavoro per il cuore. Si distinguono due valori, la pressione massima, sistolica, e la pressione minima, diastolica, che dipendono dal fatto che il muscolo cardiaco si contrae durante la sistole e si rilassa durante la diastole. La pressione arteriosa si misura in millimetri di mercurio. I valori normali al riposo della sistolica sono compresi tra 110 e 139 millimetri di mercurio, mentre della diastolica sono compresi tra 60 e 89. Viene considerata ipertensione se vi è una sistolica maggiore di 140 e una diastolica maggiore di 90. Più precisamente, l'ipertensione è divisa in ipertensione di grado 1 o lieve, dove la diastolica è tra 90 e 99 e la sistolica è tra 140 e 159. Ipertensione di grado 2 o moderata, dove la diastolica è tra 100 e 109 e la sistolica è tra 160 e 179. E ipertensione di grado 3, dove la diastolica è maggiore di 110 e la sistolica è maggiore di 180. Facendo un breve cenno epidemiologico, dal 25 al 30% della popolazione soffre di ipertensione, colpendo soprattutto gli anziani. Infatti, oltre i 65 anni, la quota di ipertisi supera l'80%. L'ipertensione inoltre è leggermente più frequente negli uomini e negli individui di un basso stato socio-economico. L'ipertensione viene classificata in due parti, primaria o secondaria. La maggior parte dei casi, circa il 90-95%, sono classificati come ipertensione primaria, anche chiamata essenziale o idiopatica, in quanto non vi sono evidenti cause mediche di base e la causa è sconosciuta. Il restante 5-10% sono classificati come ipertensione secondaria, causata da altre malattie, come malattie reni, quindi insufficienza renale cronica, malattie alle arterie, come ad esempio la stenosi dell'arteria renale, malattie al cuore o al sistema endocrino, come il feocromocitoma o problemi alla tiroide. Anche alcuni farmaci possono causare questa condizione. Sono numerosi i fattori di rischio per sviluppare questa condizione clinica, come l'età, la genetica, se in famiglia vi è un caso è probabile che ve ne si presentino altri, l'obesità, l'uso di tabacco, l'elevata assunzione di sodio e quindi di sale nella dieta, uso elevato di alcol, stress e condizioni croniche. Anche la gravidanza contribuisce a questa condizione. Le principali manifestazioni cliniche sono palpitazioni, mal di testa, vertigini, nervosismo, senso di stanchezza, ronzio alle orecchie o epistassi nasale. Sintomi che si manifestano maggiormente quando si registra un rialzo decisivo della pressione o crisi ipertensiva. La malattia ipertensiva è responsabile della diminuzione dell'aspettativa di vita. I disturbi provocati da essa gravano sugli organi vitali, quali cervello, cuore, retina, vasi arteriosi e reni. Per quanto riguarda il cuore, si avrà un'ipertrofia o aumento del volume del ventricolo sinistro, esponendolo nel tempo a maggior rischio di ischemia cardiaca. Mal di testa, vertigini o sincopi sono tutte complicanze che possono verificarsi nel sistema nervoso centrale attraverso la formazione di sclerosi vasale e microaneurismi. La conseguenza più grave è l'ictus. Sussiste un certo margine di pericolo anche per gli occhi. La complicanza più comune è rappresentata dalla retinopatia ipertensiva, dove si avrà un danneggiamento dei vasi sanguigni della retina. Nei casi più gravi si avrà una diminuzione della vista con distorsione delle immagini. A livello renale si avrà una diminuzione della filtrazione glomerulare e conseguente riduzione delle funzionalità dell'organo fino a raggiungere l'insufficienza renale. I vasi sanguigni possono andare incontro a un processo chiamato aterosclerosi o ispessimento delle arterie. Si può sviluppare un trombo all'interno del vaso sanguigno con conseguente ostruzione dello stesso. Un'emergenza ipertensiva viene diagnosticata quando vi è un danno diretto a uno o più di questi organi. Ad esempio, il dolore al torace può indicare un danno del miocardio, ovvero il muscolo cardiaco. La diagnosi è molto semplice e veloce.
avviene misurando la pressione con un apposito strumento, detto sfigmomanometro. Una diagnosi accurata, però, non può limitarsi a una semplice constatazione dei livelli pressori, ma deve concentrarsi anche sulla ricerca delle cause scatenanti. Per avere una diagnosi certa bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia. Si possono fare altri esami più specifici come l'Holter pressorio per vedere se l'ipertensione varia durante un'intera giornata, l'ecodoppler, l'elettrocardiogramma alla ricerca di patologie cardiache, esame di funzionalità renale come l'esame delle urine, esame del fondo dell'occhio ed esami del sangue per analizzare i livelli di glucosio, ormoni, colesterolo o trigliceridi per vedere se vi è un loro contributo nella malattia. Il trattamento di prima linea per l'ipertensione, soprattutto a scopo preventivo, è il cambiamento dello stile di vita, come la dieta, la pratica di esercizio fisico e la perdita di peso. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, vi sono numerose classi di farmaci in grado di abbassare la pressione, farmaci chiamati antipertensivi. Le principali classi sono quattro: gli ACE inibitori, come ad esempio il captopril o il ramipril, considerati farmaci di prima scelta, i calcio antagonisti, con l'obiettivo di diminuire la conduzione del calcio nelle cellule e quindi di diminuire la contrazione, tra questi un esempio è la nifedipina, i diuretici, come la furosemide o lo spironolattone, e i beta bloccanti. Le principali molecole di questa classe sono atenololo, metoprololo o propanololo. Questi sono giusto alcuni esempi. Grazie a tutti per l'ascolto. Continuate a seguirci sul nostro sito web www.illaureato.it. Da Michele Papadopoli è tutto. Al prossimo video.